Luigi De Magistris, buongiorno! Eccomi, buongiorno! Buongiorno sindaco. Sindaco di Napoli, l'uomo che, diciamo, che ha sostenuto alla grande la candidatura di Sandro Ruotolo alle supplettive a Napoli. È felice? Avete festeggiato insieme, sindaco? Sì, sì, siamo molto felici, saluto Baffo, è stata una grande vittoria. Ma come Baffo? Baffo, un baffo per amico, sta là da voi. Ma si chiama così Baffo, la chiamano? Baffone, baffo. Ozio, non era ozio. Un baffo per Napoli, è una cosa simpatica. Cioè, allora potevate, che l'ha fatto lo slogan? La destra mi fa un baffo, poteva essere, no? No. La destra l'abbiamo sconfitta nelle urne per ben due volte da quando sono sindaco, quindi. Ieri vi siete anche incontrati allo stadio, sindaco, a vedere il Napoli? Certo, si è giocata una bella partita in un bello stadio, tanta gente contenta, però ma dobbiamo vincere a Barcellona. Sì, va boh, certo, ci manca vincere da Barcellona, adesso sindaco, va bene tutto, ma vincere a Barcellona mi sembra un po' forte. Ma per il Napoli nulla è impossibile, se c'è volontà e non si molla mai. Certo, e ieri Gattuso ha detto che vi hanno fatto il solletico quelli del Barcellona. Ma io credo dobbiamo aspettare l'altra partita, però ho visto un Napoli non inferiore al Barcellona, quindi ce la possiamo giocare fino all'ultimo minuto. Ma avete visto la partita insieme, vicini? Sì. Ma noi siamo vicini. Ho capito. C'è qualcuno l'altra volta che non so perché ha detto gelo. Chi? Tra Ruotolo e De Magistris, perché la sera io vorrei ricordare a tutti che il sindaco di Napoli si è dovuto occupare anche di altre tematiche, come sapete in questo momento in Italia sono molto delicate. Tra l'altro, sindaco, a proposito di altre tematiche, ci mancava pure il vento adesso. C'è il vento a Napoli, avete chiuso le scuole. Cosa succede? Il vento spazza i virus. Speriamo. No, dico, ma è vero che ci sono dei problemi di meteorologici? Sì, oggi sì, però in realtà è andato meglio che le previsioni. Le previsioni non sempre azzeccano, purtroppo, però... Insomma, va bene così. Ci sono problemi più gravi in questo momento. Senta, ma è vero che stasera vedete la partita della Juve insieme col signor Ruotolo? Fate il tifo per Sarri insieme? No. Non fate... Ma voi la guarderete separati? Io non la guardo proprio. Neanch'io. Perché il signor Ruotolo fa il tifo per il Lione stasera, vero, signor Ruotolo? Io no, no chiedo, stasera no. Tra no. Lione e Juventus, per chi fa il tifo lei? Per nessuno dei due. No, per uno dei due passa. Io, per esempio, da napoletano amo il Barcellona. Barcellona. Perché però, mi ricorda Maradona, perché c'è la componente spagnola. Ha sentito, signor De Magistris, come già è diventato politico, signor Ruotolo? Ma che... anche il Barcellona. Ma lui è un senatore. Senatore che unisce. Esattamente. Bravo sindaco. Comunque, sindaco, è andato bene questo esperimento, insomma, del centro-sinistra allargato in Campania. Ti sei trovato bene con Renzi? Ma a parte Renzi non l'abbiamo visto proprio. È una vittoria di Napoli. Io credo che va bene il metodo, cioè scegliere una persona che unisce, una persona autonoma, credibile, libera come Sandro, coraggiosa, e rappresenta la Napoli della fierezza e dell'orgoglio e la Napoli delle sofferenze, contro le discriminazioni, e finalmente avere un senatore che alza il ditino, fa un intervento e parla di come è Napoli in questo momento, oltre che essere antirazzista, antifascista, l'ha detto prima Sandro, sappiamo la sua storia. Ma e quindi chi è che può unire di più? Più Costa o più De Luca in questo momento, sindaco? Non ci faccia il pippone, Ma ci vuole, nessun pippone, ci vuole quel metodo di mettersi insieme, decidere insieme una candidatura che unisce tra Costa e De Luca, è chiara, la risposta è molto facile. Cioè? Costa, è chiara. Però perché se Ruotolo è annicchiato. Però non è che esistono solo Costa e De Luca, mi fa una domanda secca, Costa, De Luca, è una domanda, la risposta è scontata. Se Ruotolo è scontata la risposta. Il sindaco dà la risposta scontata. E lei è d'accordo? Ma io sono stato sostenuto da tutti. Siccome non ho nessuno, il sindaco... Certo. Intanto è il sindaco della città. Sì. Esatto. Quindi è un soggetto politico autonomo. Sì. C'è un movimento Democrazia e Autonomia. Dema, eccetera, eccetera. Io rappresento questo schieramento del centro-sinistra. Ma e cosa dovete... Io ho detto il metodo, come ha detto il sindaco. Certo. Poi non tocca a me. Ma signor Dema, ma cosa dovete fare per convincere i 5 Stelle? Ecco, questo mi sembra una bella domanda. La risposta immagino che sarà... Simpatico, fa belle domande. Sicuramente con Costa hanno fatto apparentemente un passo in avanti, perché hanno ideato una candidatura, ma non può essere l'imposizione di una candidatura. Bisogna mettersi insieme tutti e accettare, come dire, un metodo democratico in cui si sceglie insieme candidature, programma e battere le destre convincendo e vincendo. Se fai solo Costa e non ti allei, per esempio, con Dema, con noi, perché senza di noi non si vince, o con... Perché non vi le valutazioni che fa Zingaretti, diventa difficile poi vincere. Ma perché non vi vogliono i 5 Stelle?
Come no? No, ma non è sufficiente. Io credo per vincere è meglio stare tutti più uniti che divisi in questo momento storico, il che non è facile. Ti devi sedere, non devi avere una supponenza e una spocchia, devi accettare anche le idee degli altri senza annacquarti. Certo. E noi in questo possiamo aiutare, perché la Campania è l'unica regione che c'ha il laboratorio autonomo Napoli, che non c'è nelle altre regioni. Senta, quindi possiamo unire. E a proposito di unire, ma era meglio Ancelotti o meglio Gattuso? Ma diciamo, da quello che si sta vedendo, alla fine sembra meglio Gattuso, però vediamo. Annuisce se ruotolo. Sì, no, sì. Perché? Perché Ancelotti poi veniva dalla Juve anche. No, ma Gattuso ha rimesso insieme i cocci. C'è stata una campagna acquisti estiva dal bollino 10, aveva detto Ancelotti, e così non è stato. Invece c'è stata una campagna acquisti questo inverno straordinaria. Ma le piace De Laurentiis? Ma io penso che ci siano dei problemi di comunicazione, che De Laurentiis fa il presidente, non è che fa il tifoso. Certo. Quindi dovrebbe comunicare meglio, dice. Questo sì. Ha fatto pace sindaco sì con De Laurentiis. Tutto bene con De Laurentiis? Ma io sono un uomo di pace, non vado a giorni alterni come altri. No, lei sì, ma il presidente è un po' così, diciamo, fumantino. Appassionato, diciamo. Però io l'ho visto tranquillo, insomma, stava tranquillo. Ah, beh, anche speriamo che continui. Speriamo che continui, sa come non si può mai così, un giorno è così, ci si può aspettare qualunque cosa dal presidente, quindi insomma. Sindaco, grazie. Grazie a voi. Ci saluti. Grazie. Ci saluti De Luca se lo vede. Assolutamente sì, e viva Napoli. Viva sempre. Napoli. Arrivederci. Arrivederci. Ciao sindaco. Arrivederci. Ciao Baffo. Arrivederci. Baffo. Ciao. Ma la chiama veramente Baffo o lo chiama solo De Magistris Baffo? No, è De Magistris che ha trovato il Baffo. Certo, ma non è un'offesa. No, infatti.